senza bavaglio, informazione libera, sempre. Forum di Angelo Marzia, Corso Umberto 235E, Crispiano Taranto. Effettua assistenza e vendita di caldaie e climatizzatori. Realizza inoltre riparazioni e adeguamenti di impianti tecnologici e controlli di efficienza energetica. Al termine di tutta l'operazione di manutenzione e di controllo, si rilascia il rapporto di controllo di efficienza energetica da consegnarsi all'ente di competenza. Disponiamo inoltre di un magazzino ricambi e di un banco prova in cui visionare la caldaia in funzione da acquistare. Forum di Angelo Marzia, 099-613224. 349-5595-419. Autocarrozzeria 3C, una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Senza bavaglio si sta occupando di varie realtà politiche e di coalizioni, anche in vista, anche soprattutto in vista della prossima scadenza elettorale, il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo sindaco per quel che riguarda il Comune di Taranto. In una delle precedenti puntate abbiamo parlato del centro-sinistra o di quel che resta del centro-sinistra e del PD, Partito Democratico. Oggi vogliamo occuparci, come promesso, del Movimento 5 Stelle, movimento che fa capo a Grillo. Devo dirvi in tutta sincerità che inizialmente, quando è nato questo movimento, l'ho visto, l'ho salutato con simpatia, con ammirazione, perché rappresentava e rappresenta in fondo una forza innovativa, una forza che vuole spaccare il sistema. E anche io mi sento un ribelle, anch'io sono un antisistema, però cammin facendo ho visto molte, ma molte lacune da parte del Movimento 5 Stelle, incominciando da un grave, pesante difetto di democrazia interna. Lì ci sono due, tra virgolette, in senso metaforico, dittatori, che il primo dittatore che ancora c'è è Grillo, c'era Gianroberto Casaleggio, buonanima, non è più, che riposi in pace, ci mancherebbe, e che dicevano la loro, e che vi ricordate appena eletti i parlamentari che venivano presi, caricati su un pullman e portati in varie località segrete e indottrinati da Grillo e Casaleggio su cosa dovevano fare. Sembravano quasi così degli automi, dei soggetti destinatari di ordini e basta. Poi Roberto Casaleggio è venuto meno e quasi per un diritto dinastico è subentrato il figliolo. Ora io mi domando a questo punto, la meritocrazia di cui parla Grillo, di cui parlano i grillini, dove sia andata a finire? Perché qui stiamo facendo praticamente, stiamo assistendo a un fenomeno di potere che si tramanda da padre in figlio, come si fa nei vari regni, no? Muore il re e subentra quello che è il principe o la principessa. La stessa cosa è accaduta e sta accadendo nei 5 Stelle. Difetti di democrazia, il principio di uno vale uno, a voler spersonalizzare ogni capacità. Io dico sì, è vero che siamo tutti uguali sulla terra in linea di principio, ma non è sbagliato di dire il principio uno vale uno, uno conta uno, perché certamente il peso e la valenza che può avere il soggetto non può essere il peso e la valenza che ha un altro soggetto. È sbagliata la concezione secondo cui tutti possono fare tutto, perché se io faccio il medico non posso fare l'avvocato e se faccio l'avvocato non posso fare il medico, i ruoli non sono interscambiabili. Per non parlare alcune posizioni anche a livello di Parlamento europeo, determinate vicinanze con forze di estrema destra. Bene, abbiamo fatto un quadro del Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Scendiamo nel
locale, occupiamoci di Taranto. Beh, con una Taranto reduce da 10 anni di fallimento dell'amministrazione Stefano e per non dimenticare poi il famoso dissesto, beh, i 5 Stelle avrebbero dovuto veramente avere partita vinta prima ancora di giocare. È come se avessero il pallone sulla linea di porta e però si complicano da soli la vita e dicono: chi deve mettere il pallone in porta, chi deve oltrepassare la linea bianca, lo deve fare chi dei 3 candidati sindaco, lo deve fare l'avvocato Francesco Nevoli, lo deve fare Bartolo Lucarelli o lo deve fare la new entry Alex Bello? Beh, c'è da dire che va fatta un'analisi a tutto tondo e vanno evidenziate le forti, pesanti responsabilità politiche di Rosa D'Amato, perché lei insieme ad altri rappresentanti, penso allo stesso Lucarelli, a Casamassima e ad altri, lei appunto fa parte, credo tuttora, del meetup Amici di Beppe Grillo. Poi c'è stato l'entrata cospicua di numerosi esponenti del movimento dei liberi e pensanti e quindi in un certo qual modo la presenza dei liberi e pensanti che hanno sostenuto appunto, che sostengono la candidatura dell'avvocato Nevoli, ha creato nel gruppetto di Rosa D'Amato una certa apprensione, perché hanno visto che questo gruppo era numericamente superiore e, come vuole la democrazia, era maggioritario e quindi le posizioni di Rosa D'Amato e compagni erano minoritarie e quindi destinate a soccombere democraticamente. Questo gruppetto lascia il meetup appunto di Amici di Beppe Grillo e ne fonda un altro, Taras in Movimento. Taras in Movimento, che esprime la candidatura di Bartolomeo Lucarelli, e poi ancora si aggiunge all'ultimo minuto un'altra figura, quella di Alex Bello, che risulta residente a Taranto ma di fatto sembrerebbe più grottagliese operativamente che tarantino. 3 candidati, e qui emerge la responsabilità politica di Rosa D'Amato, europarlamentare, capogruppo, diciamo, portavoce a livello di Parlamento europeo dei 5 Stelle, che evidentemente non è riuscita a operare un'azione di sintesi, anzi si è schierata partigianamente, tra virgolette, per Bartolo Lucarelli, e quindi chiaramente questa situazione ha creato una frammentazione all'interno dei 5 Stelle, di tal che non si sa cosa potrà accadere, cosa decideranno dall'alto dei cieli i maggiorenti dei 5 Stelle, e quindi decideranno, dovranno accreditare una delle 3 liste, uno dei 3 candidati, oppure dovranno dar vita alle primarie, alle comunarie cosiddette, quindi l'elezione online, la scelta online del candidato sindaco, oppure ancora ci potrebbe essere un'altra ipotesi, che si rompono le scatole da Roma e dicono: bene, togliamo il simbolo. Ma poi oramai a livello nazionale stanno combinando di tutto. Pensate alla situazione di Genova: vince una candidata e Grillo dice: non mi sta bene, via, a casa, e ne scelgo un'altra. E Grillo l'ha detto apertamente: dovete fidarvi di quello che dico io. Se questa è democrazia, peccato, però, peccato, perché il Movimento 5 Stelle era nato come un movimento per spazzare la partitocrazia, ha iniziato a farlo, però poi è stato vittima delle faide interne ed è stato vittima ed è vittima politicamente di un sistema tutt'altro che democratico nella gestione, che ha 2 riferimenti per me negativi politicamente: Grillo e Casaleggio. Come vedete, io non faccio sconti a nessuno. Guardavo con forte simpatia i 5 Stelle, ma i 5 Stelle, quando le devono prendere in senso dialettico, ce n'è anche per loro. È tutto, alla prossima.
senza bavaglio, informazione libera, sempre.